possono prendere il pulmino perché si porta bene e possono andare a portare il figlio dove vuole. Finalmente è arrivato questo pulmino tanto desiderato. Sì, è arrivato questo pulmino tanto desiderato da circa un anno di lavoro, e abbiamo avuto dei problemi per quanto riguarda il discorso Covid, però alla fine è arrivato grazie a tutti i sponsor che hanno partecipato del territorio su Fiumicino e grazie anche al sindaco che stava lì, Montino, che ci ha dato il patrocinio per avere questi sponsor che hanno contribuito a questo pulmino. Questo pulmino, vorrei specificare bene cosa serve. Serve soprattutto a portare persone con disabilità, persone che hanno bisogno, persone che fanno terapie, e nello stesso tempo serve alla nostra associazione per i nostri ragazzi. Abbiamo deciso di fare questo mezzo anche perché è un mezzo che comunque possono usare tutti, è un mezzo piccolo che si usa bene e che possono portare anche mamme di ragazzi, mamme di ragazzi che hanno bisogno, soprattutto donne, perché da come si sa, insomma, avere un pulmino di 9 posti è un po' problematico, non tutti possono portare un mezzo a 9 posti. Allora abbiamo deciso di fare questo, molto comodo, carino. Veramente un ringraziamento a tutti i sponsor del territorio che hanno voluto contribuire e hanno fatto veramente molta solidarietà. Speriamo di farne un altro con il tempo, perché comunque Fiumicino è un territorio molto grande e arriva, diciamo, a Ranova, 14 località, e comunque il servizio di trasporto serve sempre per le persone che ci hanno bisogno. Un video mentre sale, ok? Aspetti, signora, che faccio? Agganciala. Ok. Vai. Grazie, agganciata, bravo. No, no, puoi andare su, vai. Ecco qua. Un applauso. Di fatto le persone, i cittadini, diciamo, di questo comune sono cittadini molto sensibili. Molto importante, veramente un bellissimo gesto, un gesto di aiuto, di solidarietà, aver sponsorizzato noi l'associazione, questo ci ha permesso di avere questo pulmino, questo mezzo, che è un mezzo di trasporto per le persone disabili, non solo nei confronti delle associazioni, ma nei confronti di tutti coloro che hanno necessità, che hanno bisogno di essere spostati da una parte all'altra, non solo per problemi di urgenza, ma anche per esempio per problemi culturali, per qualche scelta, anche per il tempo libero. Quindi un atto di grande solidarietà, di grande civiltà. I cittadini di Fiumicino hanno risposto benissimo, perché è il loro contributo che ha fatto la differenza, e gli sponsor, che sono sponsor di diverse aziende, che hanno potuto contribuire e hanno contribuito per raggiungere questo risultato. E questa è una bellissima cosa, perché vuol dire fiducia, vuol dire solidarietà, vuol dire naturalmente dare una risposta in termini sociali a un tema, a un problema che non è solo dovere da parte del pubblico affrontarla, da parte delle istituzioni, è un dovere delle istituzioni, però è anche, credo, un dovere da parte di tutti noi, da parte del tessuto civile, diciamo, della città, che direttamente può contribuire anche con una piccola offerta, anche con delle piccole cose che possono essere fatte, che vanno nella giusta direzione, come queste di oggi.